Hey, vai! Sto fissando quella pesca, yeah. Lei si gira, ma che topa è? Sorseggiando della fresca. Ci vuole una bandiera che sventoli per incitare gli eserciti. Possiamo cominciare? Vai, vai. Arrivo su dopo. No, che acquista? Io sono Barlo, mi devi regalare le cose, che non hai capito. Chiudi un attimo, dopo. Cosa? Ci giochi. Finita la reaction, ci giochi. Dai. Dopo, dai. Un attimo. Togli che non posso dare il via. Dai via, tanto guarda che è meglio dei beat che c'ha lui, Vabbè. Uno, due. Come state? Spero che voi stiate bene, anche perché io non vi cagherò. Perché non vi sto giocando? Cagare? Che cosa stai giocando? Sto giocando a Lords Mobile, ma che sai, ho fatto quelli. Allora, ci ho pagato e basta, non ci devi più giocare. Ho capito, ma non è come le magliette di Your Name che me le dà e devo fare la pubblicità e poi non me ne cago più. Questo è bello e ci gioco. Vabbè, arciere. Raga, io vi mando perlomeno la pubblicità del gioco, così vedete che cazzo sta giocando Barlo. Catafratto. Vai! Guarda sto gioco qua. Allora, ho tirato, sai che con i nani non ci giocavo più. Ho tirato via Clash e tutte le altre cose. Warhammer e Age of Empire. Figo. Guarda, senti, già, a parte con una sonora epica. C'è l'arciere che c'ha i baffetti come zio Marrabbio. No, almeno male come zio Marrà, grazie a Dio. E chi pensavi? Un altro baffetto. Adesso, caserma è la prima cosa perché è un gioco di guerra. Noi pacifisti. Perché sei amico delle guardie. No, ma perché semplicemente nel regno è piombato il caos. E tu devi difendere dalle forze oscure del male e delle tenebre il tuo cavolo di regno. Però non è un regno del cavolo, è un regno fatato. Sì. Un po' come la trap. Cioè, tu devi difendere il rap reale dai trapper. Parlare di cose che non sai. Praticamente il gameplay lo vedete qua in basso a destra. Il gioco è fighissimo e Barlo ha aperto una gilda e vuole che vada a giocare. Sì, basta non fai come su Overwatch che perdi sempre. Qua devi starci così. Mi è andato un gift code qua sotto, che lo lascio qua sotto, da Arcade Boys, che è quello per prendere tipo 200 euro di premi. Tu ascolta, è come nella vita vera. Tu digli che ti manda Barlo e ti si aprono le parti ovunque. Comunque, fate conto se ti dicono no, guarda che non fare col digli, non fare il coglione. Io non so. Che ti manda, Non scrivetegli così al servizio assistenza, vi prego. Però ricordatevi che il gioco è garanzia. Il classico gioco attacca una postazione, difendi la tua postazione. Più condito con lo sviluppo del nostro dominio procede in modo perfetto, grazie a te, mio signore. E ora vediamo come accelerare i progressi. Tutto questo è condito da una community molto stabile. Oltretutto è per questo che vogliamo creare una gilda tra di noi. Se volete iscrivervi, iscrivetevi al gioco, scaricatelo sia per iOS che per Android. Sì, ma vedi che non devi essere scarso per entrare nella mia gilda, che sono il mio signore, io sono. Quando io. Siete dentro, scriveteci, la gilda si chiamerà Arcade Boys. Scriveteci in privato che vi aggiungiamo la gilda. Ciao, voglio vedere un gameplay che poi dicono. È partito qua sopra, vabbè, sei ritardato. Impressionante. Io lo so che adesso non c'hai voglia, lo so che non c'hai voglia. Tu mi hai fatto chiudere Lords Mobile, mi hai fatto mettere la roba di Your Name Clothing per fare sfera. Sì. C'è da fare Lucche, ma no, è uscito sfera. Faccio Lucche, mi fa il 2 view. Raga, questa è una decisione politica di fare sfera piuttosto che Lucche. Certo, perché tanto a voi piace sfera e io devo fare i soldi. Io devo fare i soldi. Devo grattare questi 4 soldi a quei due mongoli sul divano? Sì. No, i due mongoli sul divano siamo noi. Però quello che non ha fatto un c***o nella vita siamo sempre noi. Certo. Però quello che li rosica è qualcun altro. Allora. Benissimo. Allora, sfera e basta. Ogni volta mi sono un po' il c***o. Di parlare di sfere e basta, perché io credo che lui abbia le capacità tecniche e anche musicali di poter fare bene. Sì, il panettiere. Come diceva, tecniche e musicali di fare il panettiere. Sì, ma è bello impastare. Con l'autotune però. Impasto stare. E lui ogni volta fa cacate. Cacate perché da rockstar, secondo me. Cintura nera di cacate lui è. Sì, assieme al suo compare Kaioshin. Pensavo compare Ma. Compare Ma, proprio lui. Compare Ma. Primo in tendenza ieri sera. Da ieri sera? 22 ore con 562.000 visite. Ho già visto un'immagine. 2 minuti e 51 dura. Vabbè, non la facciamo, cioè, cosa la facciamo Vabbè, fare? Non ci posso neanche mettere pubblicità. Sigla! Featuring Russian mi hanno detto. Produttori fichi Russian, quindi Russian. È un certo tipo di Russia. Sì, quella che ci piace. Che non piace a loro, ma piace un po' più a noi. Sì, sono quei. Praticamente loro hanno la bandiera sta con dentro, però la falce e il martello. E lui tutto quello che hai detto. Perché? E loro scrivono Russian. Ho capito. Sfera e basta, Russian. Però Russian. Basta, la normale, come mai? È perché lui sei un anarchico. Sì.
dietrologia. Che forse magari questo testo certo. abbia la dietrologia. Sì, andremo poi a analizzarlo come si deve. Vai, Sfera! Pablo! Eccolo. Ma vai, Angioletti. Cos'è questa merda? Così è spagnoleggiante. No, che risponde con la Switch lui. Pablo strappava. Sì. Ma ha tenuto su il collarino per dormire. Swag, cosa ne sai tu? Allora. A più tosto di comparema, eh. 40 kg sul bilancino, i rumori nei ripetitori. È bravo, ragazzi. Siamo a contatto. È già qua sotto. E comunque è vestito anche più sobrio del solito. Sì, infatti io. Non è colore. C'è anche Cemito, se non sbaglio. Mi piace. C'è lui, c'è lui. Non lo so, ma è una sfigata di moda o un videoclip musicale? Non lo so, credo che sia una sfigata di moda. Lo culo. Escort? Unico diavolo qua è Piero Pelù. Finisce più? Ma perché risponde con la Switch? Per prendere i soldi da Nintendo? Ma aspetta che mando un messaggio. Le calze. Vabbè. Più di fregna sto video, c'è una poca ma buona. Che ride? Che ride ci sta minchia, ma ride perché non capisce le parole. Allora. Io voglio dire una cosa. Nintendo sta sempre molto attenta all'immagine che viene data della console o comunque dei videogiochi, associata anche semplicemente agli youtuber o a chi deve fare appunto la promozione. Ma se fai giochi violenti, ma perché associare l'immagine di Nintendo a una canzone dove faccio i soldi e alzo bilancino, porta la tua tipa, ho visto la tua tipa, la mia tipa è più figa, tu la paghi. A parte questo, poi comunque associ la console a uno che ha un background come Sfera, che non è uno dei background più nintendosi. Ma questa è la mia polemica mia, cioè che ho visto che ti rode, che non è la no, la Switch ce l'ho, ma mi rode perché molte volte loro mandano degli strike anche a gente che conosco, sì. Chiedono anche dei soldi se utilizzi il loro logo per le tue cose. Questa ah, ma sai che coi soldi. La canzone, io non mi sento di distruggerla completamente. Ma solita canzone. È una canzone che però se fosse stata suonata in America. Beh, infatti copiano tutti. Stavolta credo che non abbia effettivamente copiato, perché col produttore Russian ha fatto la sua base, sì, lui ha fatto il cliché della trap con qualche. Sì, ma in linea di massima gli italiani copiano dalla Francia o dall'America. Però c'è chi prendono lo copia meglio. Paro. Prendono proprio le parole pari le mettono in testi in italiano e non hanno senso, ma tanto le dicono in America, le dico anch'io, vuol dire che si fa così. Però questa Sfera, non è la solita canzone di Sfera, perché non è? Perché adesso era un attimo più latineggiante e ti ha distratto dalla trap del merda di solito che fa lui. Forse il beat non è più il beat carillon per i bambini, ma è quello da latinoamericano. Sì, il fatto di essere, di allontanarsi da un suono così crudo, bambinesco come il trap. Oh, cioè, crudo, c'è la trap, quella cruda, come dice Jamil, c'è la trap che è quella proprio super grind, cruda, cattiva. Attenzione, è quella che fanno i c***i adesso in Italia, che è la trap carillon. No, ai 12 anni. Sì, la canzone è bellissima. Ma perché è bellissima? Era bellissima. C'erano questi bei culoni. Bah! Allora, era bella canzone, bella belli video. Culoni, con anche un po' di cellulite. C'era un po' di cellulite. Ma mi piace, la cellulite c'ha le donne. Dovresti essere rassicurato che c'è un po' di cellulite. Vuol dire che è una donna vera. Bravo, cazzo. Questa è una cosa interessante. Toldi compaiono. Udini. Ya. Pensano che siamo stupidi. No, non sei stupido. Ma chi? I soldi o... No, mica siamo sui... Mica sono su Instagram. Ok. Sì, sto sommando dei numeri. Moltiplicazioni. I fra sollevano come ascensori. 40 kg sul bilancino. Ah no, scusa, bilanciere. Anche perché sul bilancino 40 kg non ci stanno. Di 40 kg sul bilancino. Sei confuso, dai. Ha fatto la gag, no? Dello però spaccino. Non è brutta. La gag però. Dello spaccino. Ma che nel suo personaggio non è brutta questa sì, cosa. Sì, simpatica. Anche Ivan Fossi faceva queste gag qua. Lui non ha mai smesso. Sì. 10 ripetizioni. Rumore nei ripetitori. Ya, yeah, Rolex, Daytona. Yeah. Rolex, 2 Tony. Ya, yeah, relax in zona. Siamo a livello di Gucci Gang, ragazzi. Gucci Gang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chiama in contatto. 5, 6, 7, 8. È già qua sotto. Vabbè, i numeri fino a 10 li sappiamo. Sì. Il sciroppo c'era A, E, I, no, U. Le parole sono semplici. No. Dice anche le parole sono semplici. A, E, I, O, U dice. Le parole sono. E poi dice lunedì, martedì, venerdì sulla stessa wave. Ma quindi vuol dire che il Draft God ha copiato due volte la stessa cosa da dire. Sì. Ce l'ha detta anche. Ma quindi, allora, sappiamo i numeri fino all'8. I giorni della settimana, tranne il sabato e domenica. E sappiamo anche le vocali. Quindi, secondo me, con il prossimo disco, il programma di Quinta Elementare lo finiamo.
Noi crediamo in te, Sfera. Ho studiato 15 anni, eh? Sì, sì, per carità di Dio. Ho fatto 3 volte la prima, 3 volte la seconda elementare, 3 volte la terza, 3 volte la quarta. Ho studiato 15 anni, però ce l'ho fatta. Trappando come Pablo. Ovviamente, raga, chi non lo sa, il cartello messicano di Pablo Escobar è fondato sulla trap. Porta la tua tipa al tablo. La tua tipa al tablo, vabbè. No, io con te non hablo. Ecco, l'abbiamo già sentito questa cosa, no? E lei vuole un vero gringo, un narcos. Ma cosa sei, Lucche, pure tu? Narcos, credo che voglia. Le donne, ragazzi, voi lo sapete che le donne vogliono i narcos. Quindi certo, mi raccomando, da certo. Tutti narcos. Tu non sai chi sono io. Tutti spaccini. Sto joint è troppo gordo, quindi è troppo grasso, sembra un tacos. Perché se tu vai a lavorare e ti spacchi il culo da mattina alla sera, siamo falliti. La donna non ti vuole, tu devi fare lo spaccino. No, devi fare il narcos, non lo spaccino, il grande spacciatore. Ah, devi fare come la grande sfera, istituzione. Come Sfera. Vabbè. Non fare il finto amico, stai invidiando quello che ho. No, lo sai, con quelli non parlo, no. O fare finto amico, stai invidiando quello che ho. Ma questo è un ubriacone che canta Vasco Rossi. Sto leggendo il testuale. Cioè, c'è scritto qui, non è la traduzione di Barlo. Sì, molti mi vogliono morto. Chissà quanto vivrò. Non lo so. Magari altri 100 anni. Magari no. Effettivamente, nel momento in cui hai un tot di notorietà meritatissima, io lo sto negando. Anche tu, la notorietà di Sfera, io lo sto negando. Facciamo finta che sia Sfera. Quelli che sono tuoi amici soltanto perché ormai sei Sfera e basta, possano stressare la vita. Effettivamente, anche se riuscite in piccolo, in noi succede questa cosa che si avvicina gente, si riavvicina e dice: tu sei Sfera e basta. Io no, no, perché Sfera e Barlo. Magari non fare finto amico, stai invidiando quello che ho. Soprattutto il collarino, quello sempre. Metti che svieni perché ti bevi troppo sciroppo, pam, tu sei comunque forse, la cervicale te la salvi. O forse la Switch, che in quel caso riusciva a avere a fare da telefono. Secondo me fa come le arabe che mettono il cellulare nel velo, no? E allora lui lo mette tra il collarino e mette la Switch e chiama con la Switch. Perché tanto nel Corano non c'è scritto non mettere il cellulare, ragazzi, nel velo. Voi ragazzi che siete di seconda generazione ci guardate sempre. Vi amiamo. Andate da vostra madre e quando appena mette il cellulare vi dite uno schiaffo così forte che ci torna in rabbia. Che allora la mano di Fratima. Perché nel Corano non c'è scritto non mettere il cellulare nel velo per chiamare tranquilla e intanto fatti i cazzi tuoi. Io non posso fare, io sono geloso perché non posso fare. Può essere peccato una cosa che non c'è scritta nella Bibbia. Non si l'auricolare, capito? C'hanno già il cellulare nel frega. Il Bluetooth. In volo sopra un jetpack, James Bond, mi sento come Pablo, esco, ho visto la tua tipa, esco. Se prendiamo la canzone in se stessa, confronto, signore, no, appena visto, scusate, la copertina è geniale. Avendo vista prima la copertina così, probabilmente... Ecco, te l'ho detto che trappava Pablo, avrei i capelli rossi. Con la maglia, con le mani di Sfera, altresì. Ah, raga, siamo dei... Noi una sorta di transdimensionalmento, no? Un mondo parallelo dove Pablo Escobar fosse stato un trapper e noi siamo... Non l'abbiamo capito. Questo storytelling all'avanguardia è anche sperimentale. Quanto siamo stronzi. Questa canzone è una genialata. Raga, è una genialata. Me ne sono accorto, ci voleva il disegnino. Sì, purtroppo. Bravo, ho capito. Stupido. Raga, allora, tutti qua sotto scrivete stupido Barlo, faccio Lucche però adesso. Grazie. Perché ho fatto questi invece Lucche oggi? Io ne imploti. Via.